cioè mi è piaciuto tutto dell'esperienza che ho vissuto, nel senso che ho avuto l'opportunità di immergermi in una realtà che è la realtà della vita, in una maniera nuova, in una maniera introspettiva, collegata a quello che è la roccia, quindi la vita che vivi vista in verticale, riesci a sviluppare delle alternative, riesci a risolvere delle problematiche che normalmente nella vita reale hai delle grandi difficoltà. Ma dal punto di vista aziendale assolutamente consiglio, ma nella maniera più assoluta, perché cioè, il problem solving lo risolvi così, sembra un paradosso dire ma vado, mi arrampico su una parete, cosa c'entra nell'ambito lavorativo? Assolutamente c'entra, perché è lì che trovi soluzioni. È lì dove hai una calma, una tranquillità tale da poter risolvere quello che ti si pone nella vita di tutti i giorni lavorativa in una maniera più calma, in una maniera molto, molto più concentrata. Lo consiglierei non solo agli imprenditori, ma a qualsiasi persona che vuole innalzare il proprio valore. Perché riesci ad entrare dentro, a scoprire quello che sono le tue paure, i tuoi disagi, e queste paure e disagi escono, li vedi e vedi che non sono poi così male e li accetti. Quindi lo consiglio veramente a qualsiasi persona che si vuole bene, che si vuole bene sostanzialmente. Grazie a te. Perché quella confusione, tu fatichi perché c'è questa confusione di base. Cioè, e qui dice, come fai a leggere le opportunità? Per leggere le opportunità tu devi definire per avere un'azione, perché se tu non hai punti di riferimento, sei persa. E non vedi la luce perché tu non sai dove devi andare. Nella fatica tu alteri, quindi tiri, utilizzi fatica cercando di andare ad alterare la tua condizione al posto di sostenerla. Questo siete te. Allora, quando tu pensi tutto, tutto, niente, niente, quindi appiccicarti totalmente, in realtà crea un rapporto di parallelismo, cioè non esci da nessuna parte, non c'è relazione. Se tu ricerchi lo stazionamento, come fai a muoverti? Sei in conflitto per forza, e quindi che fai? Crei solo tensione, ma perché? Perché non c'è trasformazione e diciamo il divenire, non promuovi il trasferimento di peso da un appoggio a un altro appoggio. Il peso è solo su uno, non può essere su tutte e due, perché se no hai solo cambiato piano, ma in realtà sei sempre ferma, inchiodata. Se tu ti metti e distribuisci il peso pari, lo so, però intanto definiamo i punti. Certo, Intanto no, definiamo i punti. mi ci vedo. Perché tu devi decidere.